Carissimi tutti, Deus Caritas, nel 2023 ricorre il centenario della nascita delle religiose oblate al Divino Amore. Questo centenario offre l'opportunità di approfondire, rendere presente, operante il carisma di amore e oblazione attraverso l'adorazione, la riparazione e l'apostolato, carisma trasmesso dalla serva di Dio, Madre Margherita Dio Miracrispi, fondatrice, per il bene della Chiesa e della società. Come guardare a questa ricorrenza? Non ci interessa tale celebrazione se non per un motivo essenziale: testimoniare ciò che Madre Margherita ha generato in noi. Cosa c'entra Madre Margherita con le tante sfide che dobbiamo affrontare? Cosa genera oggi la sua maternità? A partire da queste domande è iniziato il triduo di preparazione al Giubileo, un cammino in vista di iniziative e progetti che sono in fase di costruzione sotto il tema «Con Gesù Eucaristia, in comunione, celebriamo 100 anni di fondazione». Oggi siamo qui convocati per celebrare il secondo giorno del triduo di preparazione all'inaugurazione dell'anno giubilare. Il nostro cuore gioisce al ricordare particolarmente una delle missioni alle quali siamo stati chiamati: essere riparatrici. Essere riparatrici. Missione che ci invita a far conoscere e amare Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote. La madre fondatrice nell'ottobre del 1930 scriveva: «Per noi, oblate al Divino Amore, vi è pure un apostolato speciale. Sì, il diletto dei nostri cuori a noi ha affidato l'apostolato del suo amore. Far conoscere l'amore, adorarlo, ringraziarlo, immolarci per lui, riparare l'amore. Riparare l'amore. Ecco il nostro particolare apostolato. Con il desiderio di essere delle anime riparatrici nella Chiesa, chiediamo questa grazia per tutta la famiglia oblata nel mondo e iniziamo la Santa Eucaristia, ringraziando il Signore per aver condotto questa famiglia giorno dopo giorno, lungo i 100 anni di vita, ad essere pronte ad operare quel bene che era nel suo disegno d'amore. Con questi sentimenti mettiamoci in piedi, accogliamo il celebrante con il canto d'ingresso che è il nostro inno del Giubileo. La misión de llevar al mundo su amor. Somos cristianos dispuestos a dar la vida para evangelizar. Que todo sea la mayor gloria de Dios, permanezcamos en su amor. Dios es amor. Gracias a Dios, Dios es amor.
ringraziamo il Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia